se lei legge oggi l'intervista di Ezio Mauro, l'articolo di Ezio Mauro, il racconto di quelle persone che sono sopravvissute, credo che chiunque abbia ancora a cuore il senso dell'umanità, dei diritti, della giustizia sociale, non possa non sentire quello come una ferita. Noi siamo stati un paese di migranti e dovremmo ricordarcelo. E ogni suggestione razzista, ogni forma di egoismo sociale esasperato uccidono questo paese, e ne uccidono la cultura e il senso civile, insomma. E quindi io penso che o l'Italia ritroverà il senso di una grande sfida politica, culturale, di innovazione, oppure il paese rischia di perdersi. E l'individualismo, l'egoismo, l'esasperata conflittualità non fanno altro che rendere la vita molto più dura da vivere per tutti. Apparentemente l'egoismo rende tutto più facile, sul lungo periodo rende tutto più difficile. Vede, quando si accoltellano gli omosessuali perché sono omosessuali, quando si violentano le donne perché si pensa che il corpo delle donne sia un oggetto da prendere, non succede mai per caso. Così come quando si cerca di fare su internet i giochi razzisti con gli immigrati. Sono segni di un imbarbarimento della vita pubblica che bisogna contrastare, ma bisogna contrastarlo sostenendo idee opposte, idee di integrazione, idee capaci di garantire al tempo stesso la sicurezza dei cittadini e i diritti dei meno forti. E questo è, secondo me, ancora oggi la grande sfida per l'Italia.